Grazie Presidente. E la proposta che oggi insomma, andiamo ad illustrare è una proposta, lo voglio chiarire, che parte dal territorio, parte dal basso, attraverso una petizione popolare, quindi uno strumento di democrazia diretta con il quale una comunità, ecco, di una parte del quartiere attualmente rientrante nel sesto municipio, da molti anni, questa parte, appunto, è quella che riprende, insomma, la via di Torre Spaccata fino a via Pina, toponomasticamente, rientrerebbe in realtà, da sempre nel quartiere di Don Bosco. E tuttavia la delimitazione territoriale dei municipi, quindi nonostante unità, se vogliamo, dal punto di vista storico, sociale, in un certo senso anche urbanistico, di questa porzione appunto di territorio, in realtà il municipio, insomma, quando sono stati, insomma, individuati a suo tempo, molti anni fa, le delimitazioni così appunto tra un municipio e un altro, quindi tra quello che è l'attuale settimo e l'attuale sesto, ci si è quindi ritrovati a dividere in due, appunto, un quartiere. E quindi questa proposta è stata presentata, insomma, tra l'altro, lei stesso Presidente l'ha trasmessa a noi in commissione come è previsto dal regolamento, quindi l'abbiamo esaminata. C'è stata una prima discussione, un primo dibattito dove erano anche presenti i municipi, che voglio ringraziare, quindi sia il sesto che il settimo municipio rispettivamente, quindi sia i presidenti della giunta del consiglio, i presidenti dei consigli municipali, perché comunque a seguito anche di quel dibattito c'è stata poi la presentazione, insomma, di questa proposta politica, di proposta di delibera di iniziativa consiliare, che però, come già detto, è figlia, come dire, di un'istanza del territorio che prende un numero importante anche di cittadini che ovviamente richiedono da tempo, insomma, da molti anni questa riunificazione. Si tratta, appunto, come ho detto, di una vera e propria riunificazione, quindi di una porzione di un quartiere e che era stato, come dire, nel passato separato da Don Bosco. E i municipi anche si sono ovviamente espressi all'interno di questo percorso, e quindi supportando e sostenendo certamente questo tipo di proposta, e la proposta quindi ha questo impatto di modificare precisamente. Se mi date anche un secondo, la proposta di delibera per precisare ancora meglio quale sia il punto. In buona sostanza, con questa proposta di delibera noi andiamo la parte di delimitazione territoriale tra settimo e sesto municipio, che appunto abbraccia e quindi poi di fatto via di Torre Spaccata, rientrerebbe all'interno, e quindi tutta quella sezione viene da Palmiro Togliatti da una parte e Casini dall'altra, rientrerebbe all'interno appunto del settimo municipio. C'è anche un elemento di carattere amministrativo, che oggi l'attuale delimitazione territoriale di questo punto tra sesto e settimo è una delimitazione territoriale che non ha, come dire, dal mio punto di vista, una chiara definizione, perché è, come spesso è accaduto anche nelle delimitazioni territoriali dei territori e municipali, è, diciamo, su una linea d'aria, quindi taglia anche delle porzioni magari no, di territori, di proprietà, mentre l'operazione e la proposta appunto che arriva dal basso e quindi con la quale oggi l'Assemblea Capitolina è chiamata ad esprimersi e per i quali servono 25 voti, quindi una maggioranza appunto qualificata per poter fare in modo che questa proposta possa entrare in vigore. Appunto,
appunto con questa modifica si va quindi anche a risolvere un problema di carattere amministrativo, poiché questa delimitazione prende come punti di riferimento appunto quello ovviamente viario e stradario, come dovrebbe avvenire di norma quando si predispongono quindi delle delimitazioni territoriali. Ecco, il tema della geografia e anche di come effettivamente una comunità territoriale debba essere riconosciuta, ecco, storicamente l'articolazione della città di Roma è, come dire, stata strutturata e sviluppata sulla base appunto prima di tutto della toponomastia, quindi quartieri, rioni, suburbi, zone, e dal punto di vista magari urbanistico con zone che sono sovrapponibili. Quindi se poi andiamo a verificare e a identificare quelle che sono effettivamente i nodi principali dei territori, ecco, ci troviamo appunto quindi sui quartieri, cioè su una porzione di territorio sicuramente più ristretta, che però rappresenta comunque una comunità. Ecco, quindi noi oggi, in realtà, questo secondo me è la cosa importante oggi, dal punto insomma che mi sento di rilevare. Oggi non stiamo soltanto, come dire, cambiando un confine, oggi stiamo riunendo una comunità. Questo è effettivamente l'oggetto della proposta, e questa comunità non è partita, come dire, con un percorso dall'alto, come alle volte magari, no, di geografia istituzionale o legata da un certo punto di vista magari a ragionamenti o calcoli, no, seggi o cose. No, parte da un'esigenza del territorio e riconosciuta ovviamente anche dai vari livelli istituzionali. C'è un supporto, secondo me, insomma, anche da un punto di vista storico, sociale e urbanistico, affinché questo territorio possa effettivamente essere riunito. Quindi questo è un po' l'oggetto, ecco, della proposta, con i vari interventi nel deliberato. La proposta entrerà in vigore con le prossime elezioni, quindi di fatto con le prossime elezioni, quando ci saranno, coloro che oggi sono residenti in quel quartiere, in quella porzione di quartiere, quindi voteranno appunto all'interno non più del sesto, ma del settimo municipio. Quindi di fatto l'impatto da questo punto di vista resta, come dire, rinviato all'ambito elettorale. C'è da dire che questa proposta è stata sottoposta ora in Assemblea Capitolina. Nel passato è capitato anche altre delimitazioni territoriali molto più prossime alla scadenza, come dire, elettorale. Questa, siamo a gennaio, c'è anche molto tempo per poter sviluppare, come dire, anche accompagnare il percorso, quello che poi sarà una prima fase transitoria dei 6 mesi, per poi il consolidamento anche amministrativo dell'anno successivo. E anche su questo punto c'è un ordine del giorno che ho depositato per, come dire, rafforzare questo indirizzo e accompagnare il percorso di questo territorio. Grazie.